con Save the Wine siamo con le bollicine al fresco, abbiamo lasciato per un po' Firenze, ma non è l'unica volta che God Save the Wine lascerà Firenze, giusto? Esatto, bollicine, colline fiesolane, lo sguardo si allunga, dove andiamo? Versilia. 29 luglio, Bagno Texas, Marina di Pietrasanta, tramonto, una bellissima sicuramente serata, e con il conforto di una cucina sfiziosa, sempre accattivante, perché bisogna dire che Versilia è uno dei territori gastronomici dove insomma si mangia meglio in Toscana, soprattutto d'estate, e i nostri vini preferiti, quelli che hanno seguito God Save the Wine ormai da 2 anni quasi. Altro appuntamento saliente, il 19 di luglio invece a Firenze, sulla terrazza del Baglioni, che sarà come toccare con un dito Santa Maria Novella, San Lorenzo, il Duomo, e confortati da vini buonissimi e cibo all'altezza. Quindi vi aspettiamo ai nostri prossimi appuntamenti in attesa di un autunno caldo. Per scoprire il gusto del vino, Riccardo, siamo dovuti venire a Fiesole. Raccontaci perché siamo venuti qua. Siamo venuti qua perché questo è un posto molto bello, molto secondo me versatile per fare la nostra manifestazione, e perché poi la proprietà, il Conte Miali Fulcis, è stato un ospite eccezionale, ha preparato un allestimento perfetto, un buffet perfetto, e penso che sia stata una location azzeccatissima. Beh, innanzitutto vi ringrazio perché è stata un'esperienza straordinaria, molte cantine le conosco, da agricoltore, non produciamo vino, quindi sono un gran bevitore del vino degli altri. Però producete? Olio. Questo diciamolo, l'olio è buono. Qui l'olio è la sua massima espressione, abbiamo 20.000 piante di olivo, il frantoio in casa, lavorazione sotto azoto, a totale indirizzo biologico, quindi di più non si può. Però un buon bicchiere di vino butta giù qualsiasi cosa. Quindi i prodotti che avete potuto assaggiare sono tutti lavorati da noi. Questo ci tengo a dirlo perché abbiamo una squadra molto giovane, oggi la squadra che lavora qui a Maiano ha un'età media di 23 anni, e quindi questo ci inorgoglisci per il futuro. Ci inorgoglisci per il futuro. Siamo un buon accordo, noi portiamo il vino, lo metti in mangiare. Voi portate gli amici, un po' d'amici si portano noi, e facciamo una serata. Questo è lo spirito di God Save the Wine. Assolutamente, assolutamente.